L'album Bonsai si chiama così. Io non mi, cioè, è stato praticamente forse l'unico album in cui non ho dovuto pensare molto a che titolo dare, perché effettivamente quando dopo che avevo finito tutte le canzoni ed era finito l'album, ho pensato come, che cosa, qual è stato il mio approccio durante questo periodo, che cosa ho applicato, come mi sono comportata, e mi è venuto proprio in mente Bonsai perché rappresentava un sacco di cose. Intanto per curare un Bonsai, per farlo sopravvivere, ci vuole intanto molta pazienza e molta cura per una piccola cosa che però in realtà è sprigiona un'energia enorme, quindi è una piccola cosa ma è enorme e ci sono un sacco di esempi da questo punto di vista, insomma ho anche costruito una casetta in miniatura per appunto affinare quest'arte e quindi in questo senso appunto Bonsai vuole essere un po' un manifesto di questo approccio più non per le cose piccole in sé, ma per la protezione e la cura dei semi delle nostre passioni, di noi stessi, delle cose a cui teniamo, perché solamente così, secondo me, possiamo essere un po' al riparo da tutti quanti gli stravolgimenti del mondo, se noi abbiamo i nostri capisaldi e li proteggiamo, ecco, con cura. Oh. Poi che Bonsai sia anche un viaggio, perché solamente con un bonsai in tasca, quindi con un sacco di pazienza, cura e consapevolezza di se stessi, si può andare dovunque. Siccome secondo me il momento di ricerca è molto lungo, io avevo comunque ben chiaro che cosa fare, come sarebbe dovuto essere il mio album, quindi comunque a me piacciono molto le melodie, io credo molto nel suono, infatti. Ci sono un sacco di canzoni di cui non capiamo una parola, ma che amiamo lo stesso, ecco. Quindi io alla melodia e a quella ricerca lì non rinuncio. E i temi sono o un po' capitati, perché poi nel giro di 2 anni capitano anche cose nella vita, quindi ti vengono anche in mente, insomma, ho preso anche spunto, diciamo, dal mio vissuto, però poi, insomma, metterlo in pratica e lavorarci. Poi comunque la maggior parte delle canzoni sono nate in sessioni di coscrittura, quindi a volte mi sono trovata con persone, con degli autori anche per caso, abbiamo detto dai, divertiamoci come con Pioggia Viola e poi è venuta una cosa bellissima, insomma, perché mi è piaciuto anche sperimentare però sempre all'interno con i miei capisaldi. Perché poi, cioè, quando mi dicono, ah, ma è diverso, sì, cioè, io non credo di poter fare sempre cose uguali, anzi, ho fatto questo lavoro per farne diverse. Sicuramente resto sempre all'interno, insomma, sono io, poi posso essere declinata in tanti modi, ecco, mi piace anche che un album abbia molti sentimenti all'interno, non sono monoclimatica. È abbastanza naturale come processo senza tanti giri di parole. Io ho sempre fatto così. Quindi mi sono sempre arrangiata da questo punto di vista perché mi piace anche condividere le canzoni con delle persone anche che stimo umanamente, anche perché non si possono sicuramente decidere argomenti e cose, dire cose molto magari a volte anche emozionanti o legate a te, insomma, in un modo freddo, bisogna comunque condividerle in un modo empatico, cioè siamo persone, la musica è comunque fatta di persone. Sappiamo, no? E quindi è bene sempre, almeno a me piace lavorare così, io sono fatta così. Poi magari ci sono anche altre persone che applicano altri modi o anche persone che fanno tutto da sole, stanno dentro casa chiusi, cioè ci sono tanti modi di lavorare agli album, ecco. Questo è sempre stato un po' il mio, ho sempre fatto questo, mi è sempre piaciuto. Io li conosco da tanto tempo, quindi anche Dario lo conosco dal primo album, Federica lo conosco da tanti anni, anche Alessandro era addirittura con me dentro X-Factor, quindi io cioè, sono amici quando ti ritrovi con le persone che stimi, che pensi che siano brave, ci fai le canzoni insieme, insomma. In Bonsai il tema del cambiamento climatico, dell'impatto ambientale c'è, perché comunque è un po' un disco anche dedicato all'amore per quello, per il luogo in cui viviamo, cioè la terra, perché se vogliamo bene alle persone, dovremmo volere anche bene alla casa, alla terra dove vivono le persone, ecco, cioè è una conseguenza. E quindi in realtà è da un bel po' che
io sono un po' sono sensibilizzata su questo argomento, quindi anche prima sono temi che mi piace affrontare. Io ci ho pensato fino a un certo punto, poi quando alla fine avevamo fatto tutte le canzoni, mi sono resa conto che era proprio stato un viaggio anche nel vero senso della parola. E la mappa, infatti, è stata costruita e disegnata da questa artista bravissima che si chiama Elena Borghi, quando poi il disco era ultimato, quindi l'idea della mappa è venuta in un secondo momento, quando poi le cose sono state viste da lontano, e i posti, i viaggi, i luoghi in cui rappresentati nella mappa di Bonsai sono tutti luoghi esistenti, luoghi in cui sono stata, luoghi in cui vorrei andare, oppure che sono un po' la metafora della mia evasione mentale, fin da quando sono piccola, tipo un ululu, no? Volevo prendere il razzo di Mago Merlino. E quindi diciamo che il viaggio è una conseguenza, ecco, di un approccio dato appunto dalla filosofia bonsai. Ecco. Io considero Bonsai un po' un proseguimento di Nessun posto è casa mia, perché in verità diciamo, è stato un po' un po' l'approccio del coraggio. Ecco. Mi prendo le responsabilità di tutte quante le scelte che faccio. Se Nessun posto è casa mia era più magari focalizzato sull'interno, ecco, cioè Bonsai è l'interno che sta abbastanza bene, abbastanza consapevole per andarsene in giro per il mondo a fare esperienze, e quindi io lo considero un proseguimento. Poi chiaramente ci sono diversi momenti della vita in cui abbiamo più voglia magari di essere un po' più essenziali negli arrangiamenti, quindi magari essere più piano, voce. C'è stato un periodo in cui io volevo proprio essere essenzialissima, adesso me la sento di avere più suoni. Io non percepisco di aver cambiato, di aver cambiato troppo, perché non ho cambiato approccio, perché il mio approccio è lo stesso. Poi i periodi sono diversi, le persone hanno voglia di fare cose diverse. Quello che io voglio dire, voglio spiegare, lo dico anche sui miei social, no? Metto anche dei, cioè sono anni che a volte io do degli indizi, e chi sta attento, anche delle persone che mi seguono, trovano la cosa che è capitata poi nella realtà, nella canzone. E mi hanno sgamato subito su alcune cose, anche solo dalla descrizione della canzone. Quindi ho capito, ragazzi, che siete attentissimi, e sono molto contenta di questo, perché se anche c'è una persona che sta attenta, ti segue, che con cui puoi condividere qualcosa, perché spero che quest'album, oltre alla musica, dia anche spunti di riflessione. Ok, io ti ringrazio moltissimo. Grazie.